Prima di cominciare con il video, vi ricordo di iscrivervi al mio gruppo Telegram, Luca Rai Motivo Group, al mio canale Telegram e al mio secondo gruppo Telegram GTA 5 Glitch per trovare altre persone con cui giocare e restare sempre aggiornati su tutti i contenuti del mio canale. Trovate i link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Lucraimo che vi fa questo nuovo video glitch su GTA 5 Online. Oggi sono qua per portarvi una nuova duplicazione con amico molto molto facile, perché esattamente in più o meno 2 minuti riuscirete a duplicare un veicolo e quindi è molto molto facile. Vi consiglio di farla prima che venga patchata. Io, prima che cominci il video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like a questo video per supportarmi, grazie mille se lo farete. Lasciate anche un commento se il glitch vi funziona oppure se avete problemi, così che proviamo a risolverli, e entrate e passate dai social in descrizione, passate anche al gruppo Telegram per restare sempre aggiornati e trovare altre persone con cui giocare. Quindi iniziamo subito dai requisiti, che in realtà sono davvero pochi, quindi è ottimo sto glitch anche perché ci sono molti pochi requisiti. Allora, dovete avere una base operativa qualunque, quindi compratevi la base operativa, e questa base operativa deve essere piena di veicoli, quindi tutti i posti devono essere occupati. All'interno dovete inserirci il veicolo a duplicare. Come al solito vi ricordo di duplicare veicoli Benny o Arena War, che valgono molto di più alla vendita rispetto ai veicoli Legendary Motorsport, Warstock e Sauter San Andreas. Poi dovrete avere i veicoli da perdere in un garage qualunque, quindi in un garage dell'appartamento, in un garage del nightclub, che ne so, in qualsiasi garage. E dovete avere un amico che vi aiuta. Se non avete un amico che vi aiuta, potete chiedere nel mio gruppo Telegram in descrizione e nell'altro anche gruppo Telegram GTA 5 Glitch se qualcuno vi aiuta e magari anche a ricambiare. E poi dovrete avere la targa personalizzata. La targa personalizzata si ottiene dall'app iFruit, scaricabile su App Store e Google Play, e dovete inserirla sul veicolo che volete duplicare, perché in questo glitch le targhe non cambiano e quindi se vendete 2 veicoli con la stessa targa vi dà il blocco vendite. Quindi mi raccomando, targa personalizzata su iFruit e mettetela sulla IC da duplicare. Quindi iniziamo subito con la spiegazione di questo glitch. Per prima cosa andiamo in una sessione inviti con il nostro amico e dirigiamoci nella zona della base operativa. Noi che duplichiamo, chiamiamo il meccanico e chiamiamo un veicolo da perdere che vi avevo detto di mettere in un garage qualsiasi. Una volta che ci sarà arrivato, lo andiamo ad inserire all'interno della base operativa. Ovviamente ci dirà che è piena, perché vi avevo detto nei requisiti di riempirla, quindi ci dirà che è piena, la sostituiamo con un altro veicolo a caso. Il veicolo che sostituiremo non lo perderemo, state tranquilli. Quindi la sostituiamo e il nostro amico vedrà che l'auto che abbiamo inserito nella base operativa spawnerà fuori, e anche voi la vedrete in mappa come veicolo personale. Quindi il nostro amico ci deve salire all'interno e girare un po' intorno alla base operativa. Non deve allontanarsi troppo, mi raccomando, deve girare un po' intorno, e l'importante è che non si fermi mai. Quindi il vostro amico deve girare un po' con la macchina che gli è spawnata fuori e non fermarsi. Come vedete dalla mappa, il mio amico sta girando un po' e non si ferma. Adesso saliamo sul veicolo che vogliamo duplicare, e appena vedete che il personaggio inizia a sedersi sul sedile, premete tantissime volte freccetta destra, così che vi si apre il menu delle modifiche. Adesso facciamo una modifica a caso e premiamo cerchio esci dal veicolo. Intanto il nostro amico verrà cacciato fuori dal veicolo personale. Tutto corretto. Adesso semplicemente dirigiamoci al pallino blu della base operativa, che si trova dopo l'Avenger. Quindi andiamo al pallino blu, quello per spostare i veicoli. Al pallino blu noterete che ci sono 2 issi adesso, una che si chiama Issy e che si vede come Issy, e una che si chiama Issy ma si vede come Elegy. Voi scambiate la Issy vera con la Issy Elegy e vedrete che sarà duplicata, la duplicazione è finita correttamente e la macchina è già salvata, quindi non dovrete neanche inserire del com né niente. Per continuare con il glitch semplicemente ricominciate da capo, quindi uscite dalla base operativa, chiamate un altro veicolo da perdere e rifate tutti i passaggi dall'inizio. Il video del glitch di oggi in realtà finisce qua, io spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, mi raccomando che mi supportate tantissimo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifiche per restare sempre aggiornati su tutti i glitch su GTA 5 Online. Passate dai social in descrizione, soprattutto dal gruppo Telegram che uso molto, e sono molto felice se ci entrate all'interno, perché potete restare aggiornati su tutto il mio canale e cercare altre persone con cui giocare. Io spero che dal vostro Lucram tutto, bella!